Dico solo che siamo in una fase, e sarà un'annata, dove dovremo prepararci a soffrire. Ecco. Eccoci qua, ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario Detto il Darion e oggi, in questo sabato 17 agosto, siamo qui per commentare la prima pum 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 esplosiva conferenza stampa di Conte. Pre-Verona-Napoli, ragazzi, vi dico già che a me Conte piace tantissimo perché stasera, cioè oggi pomeriggio, ha già cominciato a sganciare le bombe quelle pesanti, ma proprio stiamo parlando di bombe nucleari quasi, cioè, benissimo, perché oggi il caro mister ha messo le cose in chiaro e ci ha fatto abbondantemente capire in che situazione stiamo. Ecco, quindi andiamo subito a commentare le sue parole e nel finale del video vedremo la probabile formazione, visto che ci sono delle novità rispetto a Modena. Allora, cominciamo subito. La prima domanda ovviamente riguarda il mercato. Ovviamente col mercato aperto si fa la domanda sul calciomercato e poi se è soddisfatto del lavoro fatto comunque dai ragazzi. E ci dice Conte che è da più di un mese che si lavora, è soddisfatto di quello che la squadra sta facendo. Diciamo che qui ripete un po' quello che ha detto in passato, cioè ragazzi volenterosi, che hanno voglia di fare. Per quanto riguarda il mercato, dice un po' quello che già sapevamo, cioè sapete benissimo che è molto complicato argomentare, non posso dire tanto. È una situazione bloccata e complicata, quindi diciamo che ha ribadito quello che già sapevamo tutti. Qual è lo slogan per questa nuova stagione? E poi una domanda su Osimhen e Lukaku. Il mantra è dare il 200%, dobbiamo andare oltre i nostri limiti, tutti, perché è un momento critico per il Napoli, attenzione, momento critico. Il presidente ha parlato di ricostruzione. Ho fatto le mie valutazioni e gli do perfettamente ragione. C'è bisogno di una ricostruzione totale, dalle fondamenta. Una rosa che mette sul mercato 10-12 giocatori significa che c'è una ricostruzione in atto. E va bene. Serve pazienza, umiltà anche dall'ambiente stesso, capire il momento, ma non farci contagiare dall'entusiasmo. Ecco. Il mantra dovrà essere: diamo più di quello che possiamo, c'è da fare tanto, quindi quasi si prosegue sulla scia dell'amma fatica. Quando riparti da una ricostruzione quasi totale, tutte le forze, dall'allenatore fino al club e ai magazzinieri, bisogna dare molto di più degli anni passati. Pure il tifoso stesso e l'ambiente devono capire che è un momento delicato. Le difficoltà devono renderci più forti, quindi. Diciamo ragazzi che ci ha praticamente detto quello che un po' sapevamo già. Mi vengono in mente tutte quelle persone, no, non so, non necessariamente esterne al Napoli, però anche nell'ambiente, persone che erano convinte che con l'arrivo di Conte avremmo già lottato per lo scudetto quest'anno. Diciamo che Conte oggi ha aperto un po' gli occhi, ecco, a tutta quella parte della tifoseria che si considerava un po' troppo ottimista, un po' troppo sicura di avere tra le mani già un progetto bello con delle basi solide, ecco, quindi molto diciamo realista e ha cercato secondo me di far aprire gli occhi a tante persone oggi Conte. Per quanto riguarda la situazione di Osimhen, lui dice che sapete benissimo qual è la soluzione. Riguardo a Lukaku, risposta abbastanza scontata, cioè non parlo dei calciatori che a oggi non fanno parte del Napoli. Si parla poi degli allenamenti, gli chiedono dove ha insistito principalmente negli allenamenti e qui Conte ribadisce quello che ha detto prima, cioè la ricostruzione parte proprio dalle fondamenta, dalla base della rosa. Una volta fatto questo, lavori per migliorarli sotto ogni punto di vista. Il successo della squadra passa dal miglioramento di ogni singolo calciatore. Riguardo agli allenamenti, per lui sono allenamenti normali. Chi non è abituato fa più fatica all'inizio. L'alta intensità è un mantra. Durante la partita riporti ciò che fai in allenamento. Se lo fai poco intenso o a ritmo basso, difficilmente avrai alta intensità in partita. E su questo siamo d'accordo. Se ti abitui così, in partita sarà più semplice portare intensità elevate.
Mi fanno poi la domanda sul famoso algoritmo di Opta che ci aveva pronosticato a fine stagione ottavi. Piccola parentesi sull'algoritmo, io l'avrei fatto a mercato chiuso, perché farlo adesso con le cose incomplete non penso che abbia molto senso. Comunque, Conte ci dice: sono statistiche che tengono conto di alcuni parametri dell'anno scorso. In più, alcuni sono andati via ed è stato semplice stilarla e mettere il Napoli ottavo. Poi i parametri cambiano di anno in anno, come le prestazioni. Noi non dobbiamo pensare che l'anno scorso sia stato un caso. Chi pensa sia stato frutto di sfortuna, dico occhio, che la classifica parla chiaro, così come il distacco dalle altre, distacchi siderali. Chi pensa sia solo sfortuna è lontano dalla verità. Torniamo a quello che abbiamo detto prima, cioè Conte con questa conferenza stampa vuole far aprire gli occhi, ragazzi. Noi in questo momento veramente siamo una squadra che deve veramente ripartire da zero sotto tutti i punti di vista, anche dalle aspettative riguardo il campionato. Ci sono delle realtà che sono più avanti di noi rispetto al progetto, realtà più consolidate rispetto a noi. Noi in questo momento veramente stiamo facendo punto e a capo, stiamo aprendo un nuovo libro. Come vi ricordate, no? La conferenza di Laurentiis: si chiude un libro, se ne apre un altro. Quindi attenzione ad andare così convinti di poter fare grandi cose quest'anno. E Conte ce lo sta dicendo a più riprese: siamo veramente in una situazione molto difficile. Mi chiedono poi se è superfluo parlare di obiettivi con una rosa incompleta, e poi gli chiedono a che punto è la ricostruzione. E subito Conte dice: siamo all'inizio, siamo proprio alle basi. Dopo un mese, oggi fare pronostici non mi sento proprio in grado. Dico solo che siamo in una fase, e sarà un'annata, dove dovremo prepararci a soffrire. Ecco. Vedete come lo ribadisce ogni volta? Dobbiamo soffrire insieme, dobbiamo essere compatti, nella sofferenza dovremo essere uniti e dare il massimo. Se mi chiedi il massimo, faccio fatica a fare previsioni. Poi si parla di buongiorno, cioè era uscita questa notizia di un buongiorno che era in dubbio per la partita e ci ha detto Conte che ha avuto una distorsione giovedì, è migliorato tanto, valuteremo e decideremo e faremo le opportune valutazioni. Quindi consideriamolo in dubbio per la partita di domani, quindi poi ne parleremo dopo nella probabile formazione. Riguardo Di Lorenzo, gli chiedono un parere su se può giocare meglio da braccetto o da quinto. Conte, diciamo, dribbla dicendo che è un calciatore talmente intelligente e eclettico che può fare tutti e due i ruoli. Secondo me l'avevano fatta questa notizia per capire se sul mercato c'era bisogno di un braccetto di un esterno destro, però diciamo che Conte è stato bravo qua. Si attendeva la necessità di un cambiamento così drastico e poi una similitudine con la Juventus dopo i settimi posti. E qua ecco un'altra, diciamo, bomba di Conte. Mi aspettavo una situazione migliore, mi aspettavo delle sorprese positive, ma ho avuto difficoltà a trovarne. Mi aspettavo di meglio, ma siamo qui per fare valutazioni col club in maniera obiettiva, sapendo che non si può fare tutto e subito e bisogna andare per gradi. Quindi qua attenzione ragazzi, qua secondo me Conte ci ha praticamente fatto capire che tutti i problemi, almeno per quanto riguarda la rosa, non li risolveremo in questa sessione di mercato. Ed è abbastanza, diciamo, scontata questa cosa, perché ormai siamo al 17 agosto. Arrivi e ci sono 9-10 uscite. Vedi le altre squadre che hanno situazioni consolidate e ne aggiungono di pezzi. Per esempio l'Inter, per esempio il Milan. Noi non dico che siamo all'anno zero, siamo molto vicini allo zero. Non mi spaventa, ma è meglio essere chiari. Quando c'è realtà e chiarezza, si sa dove andare e che problemi affrontare. In primis anche per l'ambiente. Ecco, quindi ecco, sta rispondendo a tutte quelle persone che erano convinte di fare una grande stagione già quest'anno, capito? Chiedo all'ambiente in primis unità, compattezza. Nelle difficoltà dobbiamo capirle e agire da corpo unico per riportare il Napoli competitivo. Quindi ha praticamente chiesto, ecco, all'ambiente di restare uniti insieme alla squadra. Ce ne vorranno di mesi, 6, 12, 2 anni, non ve lo so dire. Quindi vedete, sarà una ricostruzione bella lunga. Non facciamoci la testa prima, ma sapere cosa affrontiamo, questo ci aiuterà ad essere più cazzuti. Si parla poi della similitudine con la Juve, e qui ragazzi, una risposta
allo stesso tempo, diciamo, pesante, ma che fa capire tanto. La similitudine non esiste. Qui c'è il tranello grosso di 2 anni fa che confonde un po' le idee e butta fumo negli occhi alla gente. Ragazzi, il tranello grosso di 2 anni fa è lo scudetto. Cioè, Conte ci ha fatto capire che lo scudetto è stato un bellissimo incidente di percorso, una cosa che non era stata programmata, che è arrivata perché si sono allineati tutti gli astri, è andato tutto bene. Questo quindi ci fa capire ulteriormente il miracolo che Spalletti, Giuntoli e la squadra hanno fatto 2 anni fa. Questo pezzo della conferenza stampa, secondo me, è molto importante. Vuol dire, cioè, lo scudetto ci ha praticamente indotto a pensare che il Napoli fosse arrivato a un livello che in realtà non ha mai raggiunto. Ecco, lo scudetto è stato un fumo negli occhi, ce l'ha detto chiaramente. C'è veramente da qua rivalutare molto la stagione che è stata fatta 2 anni fa. Non c'erano i presupposti, non ci sono le basi, non ci sono le fondamenta per costruire un progetto che punti alla vittoria dello scudetto. È successo perché ci sono stati tanti fattori esterni e interni che ci hanno portato a fare un'annata perfetta, quasi. Si torna poi sull'argomento mercato. Numericamente, di quanti uomini ha bisogno per essere soddisfatto? E qui Conte esordisce riportando alla mente i famosi tre paletti. Noi dobbiamo viaggiare su determinati parametri: costo, ingaggio e convincerli a venire a Napoli quest'anno senza coppe, un handicap notevole. Stiamo cercando soluzioni per tamponare, non possiamo fare tutto in un anno, in una sola sessione di mercato, quindi quello che abbiamo detto prima. Sono troppe le cose da fare, bisogna prendere lo stretto necessario. Questa frase praticamente ci fa capire ulteriormente quanto lo scorso anno veramente è stato un qualcosa di mortificante, cioè queste frasi amplificano pesantemente lo schifo che c'è stato lo scorso anno. Mi rendo conto che dalle uscite che facciamo soldi non entrano, sono solo prestiti, ed è vero che Caiusso sta andando in prestito, Nathan è un prestito, Lindstrom è un prestito, da tutti non avrai la certezza di ricavare dei soldi e la cosa importante da dire è che questi soldi, se arrivano, arriveranno a giugno. Quindi se vuoi per esempio fare qualcosa a gennaio, non c'hai manco questi soldi che ricavi dai prestiti. Però ricordiamolo, i soldi ce li abbiamo solo noi. Ecco. Questo deve essere sempre chiaro. Non c'è un giocatore che viene pagato e capisco le difficoltà del club. C'è una situazione bloccata che tutti sapete. Doveva portare introiti, ma proprio per questo vi sto esortando a capire bene la situazione. E qui il riferimento è a Osimhen, ovviamente. Perché ragazzi, diciamoci la verità. Cioè, il mercato di quest'estate doveva essere finanziato con la cessione di Osimhen, cessione che al 17 agosto non sappiamo ancora se arriverà. E questo è il problema. Quindi il Napoli ha dovuto fare necessità virtù e ha dovuto cambiare il piano. Secondo me è quello il punto. Secondo me si aspettavano di vendere Osimhen subito e con quei soldi fare il mercato che avevano in mente. Però le cose sono andate diversamente. E l'ho detto già una volta e lo ribadisco. Io ero uno di quelli che ero convinto che col rinnovo di qualche mese fa fosse certa la cessione di Osimhen. Purtroppo mi sono sbagliato, però sinceramente allo stesso tempo non mi aspettavo una difficoltà così grande nel vendere Osimhen. Cioè veramente siamo a 13 giorni, ragazzi, sono 2 settimane, mancano soltanto 2 settimane e ancora non sappiamo se Osimhen andrà via. E se non andrà via, il mercato, l'ha detto Conte, cioè i soldi non ci sono. Questo non significa che è passato l'entusiasmo. Io sono ancora più incazzato di prima e lo trasmetterò. Io sono a disposizione. Se la società implementa la rosa, va bene. Altrimenti abbiamo anche ragazzi giovani come Iaccarino e Sakou. Ecco, questa frase non mi piace. Questa frase non mi piace perché ha palesemente fatto capire che se non arriva, per esempio, Gilmour, noi ci abbiamo Iaccarino. Cioè, ragazzi, attenzione a questa frase. Se la società implementa la rosa va bene, altrimenti abbiamo anche ragazzi come Iaccarino e Sakou e valorizzeremo loro. Cioè ragazzi, qua ci ha detto proprio palese, se Gilmour non arriva sarà Iaccarino il vice Lobotka. Se non arriverà un McTominay o un box to box vice di Anguissa, sarà Sakou la riserva di Anguissa. Questa cosa mi terrorizza, perché ok tenere Iaccarino che è un giovane, ma tenerlo come quinto, non come riserva del titolare.
Chiudiamo la conferenza con una domanda, diciamo, un po' tattica, e qui sinceramente vi dico la verità, non mi è piaciuta tantissimo la risposta di Conte, perché gli chiedono praticamente di Napoli-Modena, dove Conte disse che non si è riempita bene l'area e quindi gli hanno chiesto se era una soluzione magari mettere un attacco a due con Raspadori e Simeone per riempire meglio l'area. Premessa, secondo me non c'è bisogno di mettere due attaccanti per riempire l'area. L'area la puoi riempire benissimo anche con un solo attaccante, però devono esserci gli esterni che tagliano dentro, devono esserci i quarti di centrocampo che tagliano dentro, deve esserci il centrocampista box to box che attacca l'area, che in questo momento non abbiamo, che deve riempire appunto l'area. Quindi non è che per riempire l'area mettiamo dentro tre attaccanti, ne puoi fare benissimamente uno, però c'è bisogno del contributo anche degli altri. Comunque, Conte dà una risposta, diciamo, secondo me un po' stizzita, perché dice: non andiamo su discorsi tattici. Se pensiamo che sia tattica, significa non aver capito niente della situazione. Lasciateci lavorare. Se iniziamo con discorsi tattici, ricordo ancora l'anno scorso, dove lui seguiva il Napoli, 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3 e poi decimo posto. Non parliamo di discorsi tattici, è prematuro, poi ne parleremo e mi farebbe anche piacere, lo feci anche con la nazionale e con tutti i giornalisti. Oggi è l'ultimo dei problemi. Allo stesso tempo fa capire appunto il discorso tattico è l'ultimo dei problemi, quindi vedete quanto è profonda il problema. Però allo stesso tempo, cioè, poteva secondo me rispondere tranquillamente alla domanda dicendo magari non c'è bisogno dei due attaccanti, devono essere gli altri a riempire l'area. Poteva tranquillamente rispondere così, però diciamo che alla fine non ha risposto secondo me, per far capire appunto che il discorso tattico non è il problema principale, ma ci sono altri problemi ben più gravi. Quindi ragazzi, questa è stata la conferenza di Conte e siamo solo alla prima e già la situazione, diciamo, è bella pesante. Io sinceramente sono contento di questa conferenza perché Conte ci ha fatto capire perfettamente qual è la situazione. Una situazione molto difficile, molto complessa. Ha voluto, diciamo, abbassare un po' le aspettative, che forse sono un po' troppo esagerate, sono un po' troppo alte. A questo punto, ragazzi, dobbiamo anche rivalutare, secondo me, un quarto posto, perché da come ci ha parlato, il Napoli sembra al momento proprio vederlo col binocolo il quarto posto. Ecco, quindi la situazione è complicata. È complicata e l'amma fatica dopo la conferenza di oggi assume un significato molto più potente. Detto questo, vediamo rapidamente la probabile formazione di domani. Eccola qua, ragazzi. Allora, come sempre, 3-4-3 con Meretti in porta, Olivera, Buongiorno, Rachmani, Spinazzola, Lobotka, Anghissà, Di Lorenzo, Kvara, Raspadori, Politano. Allora, cominciamo col dire che dal centrocampo in su siamo questi, dovrebbe essere riconfermato Raspadori punta. Io sinceramente mi auguro che domani giochi Simeone, perché secondo me Simeone è un po' più congeniale, ecco, rispetto a Raspadori. Per quanto riguarda la difesa, tutto dipende da Buongiorno, perché se Buongiorno recupera, allora io penso che vedremo Olivera a braccetto sinistro, soluzione che ci hanno detto che in settimana Conte ha testato parecchio. Buongiorno, se sta bene, gioca al centro. Rachmani braccetto destro e Di Lorenzo esterno a tutta fascia. E questa, secondo me, sarebbe la situazione migliore, perché ognuno gioca nel suo ruolo, a eccezione di Olivera, che bisogna vedere. Se invece Buongiorno non dovesse giocare, allora penso che ci saranno due soluzioni. Una che penso sia quella più fattibile, cioè Rachmani al centro, Di Lorenzo braccetto destro e Mazzocchi esterno. L'altra opzione potrebbe essere Rachmani al centro, Rafa Marin braccetto destro e Di Lorenzo che rimane in tutta fascia. Questa seconda opzione non mi dispiacerebbe, secondo me sarebbe anche quella più funzionale alle caratteristiche dei calciatori, però secondo me Conte in questo momento non penso che si fidi al 100% di Rafa Marin, quindi secondo me si fida più di un Di Lorenzo braccetto e di un Mazzocchi esterno piuttosto che di un Rafa Marin. È anche il contesto della partita che è complicato, ragazzi, perché andiamo a Verona contro una squadra che sicuramente ha dei problemi, ha anche perso la partita di Coppa Italia la scorsa settimana, però l'ambiente lo conosciamo, è una partita storicamente sempre complicata, quindi io penso che Conte vada con le certezze. Se per tutto il ritiro di Castelli Sangro abbiamo visto un Di Lorenzo e un Rachmani
insieme a Bongiorno, io penso che sceglierà più l'opzione di Lorenzo Braccetto che Rafa Marinho. Ricordiamo che a centrocampo non abbiamo alternative, perché Caius è andato all'Ipswich, quindi non ce l'abbiamo. Folorunso non si capisce se è fuori rosa, se è integrato, se verrà convocato per avere giusto la presenza in panchina. Ci abbiamo Yakkarino e Sagho. Oggi le alternative dei Lobotka sono Yakkarino e Sagho. Vi ricordo che Zerbin è anche squalificato, quindi non abbiamo un'alternativa sulle fasce. A centrocampo, ragazzi, siamo cortissimi, sia al centro che sulle fasce. E poi il ballottaggio secondo me Raspadori Simeone. Per il resto la formazione penso che sarà questa. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. Io ragazzi non posso fare altro che accogliere il monito del mister e di diffonderlo, diciamo, tra virgolette, anche tra di voi. Cioè, andiamo molto coi piedi per terra. Non dico di essere pessimisti, però non facciamo voli pindarici perché la situazione è più complicata di quello che ci si aspettava e lo ha detto anche lo stesso Conte. Si aspettava una situazione migliore, quindi veramente vuol dire che stiamo in acque molto molto turbolente. Quindi mettiamoci l'elmetto, andiamo a combattere e non pensiamo di fare un campionato di vertice. Ecco, ve lo dico subito e vi ho anche fatto un mezzo spoiler di quello che sarà il mio pronostico della classifica, che vi ricordo arriverà a mercato chiuso, perché non ha senso secondo me fare il pronostico col mercato aperto. Quindi ragazzi, questo è quanto per oggi, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere un po' la vostra sulla conferenza di Conte. Noi ci vediamo domani con il post partita di Verona-Napoli. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani, sempre e comunque, forza Napoli, e mi raccomando, ragazzi, elmetto in testa e andiamo a combattere, perché quest'anno dobbiamo soffrire.